Sappiamo tutti che imparare una lingua straniera può essere difficile a volte, ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche abbastanza normale fare degli errori nella nostra lingua madre. Quindi oggi chiediamo agli italiani se l'italiano è una lingua difficile e quali sono gli errori più comuni. Andiamo! Italiano, okay. Secondo te è difficile da imparare? Beh, non è sicuramente una lingua facile, bisogna studiarla abbastanza perché c'è tanta grammatica, però sicuramente conversare in maniera continua può aiutare ad avere un vocabolario molto ampio. Penso che tra le lingue latine sia tra le più semplici da imparare, onestamente. Secondo me è facile, se uno si mette l'impegno può impararla. Secondo me per uno straniero sì, è abbastanza complicata perché comunque più che altro parliamo di verbi, di coniugazione di questi e potrebbero risultare abbastanza complicati, soprattutto se vieni da una lingua abbastanza semplice e quindi diciamo che devi un attimo entrare nelle logiche della lingua come poi alla fine è normale per tutte le lingue, ecco. Difficile sì, però è bellissima, quindi c'è sta motivazione in più, qua. Capito? È sì. Troppo bella la lingua italiana, è cantata, è bella, è espressiva. Diciamo la pronuncia al confronto del francese, per esempio, dove è più macchinoso, bisogna concentrarsi di più in qualche modo. Penso che l'italiano, essendo molto musicale, se sei nel flow ce la fai. Giusto, poi come si legge la parola così si dice. In linea di massima, sì. Non sempre, però ci sono poche le regole dove non è così, quindi sì. Facile perché è l'unica lingua che come si scrive si legge. Io penso invece che sia semplice l'italiano. Sì, è semplice nel senso che è molto molto interiore. Quindi se tu inizi a parlare l'italiano riesci già a prendere il mood dell'italiano, quindi a già capire le persone. Secondo me sì, abbiamo anche molti verbi, molti tempi verbali, quindi penso di sì. Sì, anche secondo me ci sono diversi costrutti complessi, quindi sì. Esatto, anche magari le declinazioni dei verbi o anche semplicemente maschile e femminile può essere difficile. Invece dal punto di vista grammaticale, lì siamo già su un livello un po' più complicato, perché ha una grande grammatica e quindi diventa complicato impararla. Secondo voi l'italiano è una lingua difficile? Sicuramente non è facilissima perché ha tante regole grammaticali, quindi mi rendo conto che se non sei appunto madrelingua non è facilissimo impararla, però non è neanche tra le più difficili, credo. È anche vero che ci sono molti italiani che ancora non la sanno, quindi sì, è difficile. Sì. Questa puntata è utilissima anche per me, perché così ripeto anche un po' l'italiano. Ma sapete cos'altro è molto utile? Tutti gli esercizi e materiali che sono disponibili per ogni puntata. Se volete materiali come esercizi, cruciverba, audio lento e veloce e video senza sottotitoli e accesso al Grammar Bank, basta far parte della comunità Easy Italian. Per sapere come far parte della comunità Easy Italian, il link è in descrizione. Secondo te l'italiano è una lingua difficile da imparare? Secondo me sì, nonostante io sia italiana, però mi rendo conto che non è semplicissimo, tipo come l'inglese, che è più semplice. E secondo te perché è difficile? Perché la grammatica è molto complicata per uno straniero. La lingua italiana per gli stranieri è un po' difficile, quello sicuramente sì. Forse per gli europei, quindi francesi, spagnoli, è già un po' più gestibile, però per anglosassoni, tedeschi, là è già molto più complicata da poter parlare. Quali sono gli aspetti più difficili della lingua italiana? Allora, di sicuro la grammatica, specialmente i tempi verbali, secondo me, e soprattutto il fatto che c'è un vocabolario molto ampio, per cui si possono dire le stesse cose con tante parole diverse che magari hanno solo piccole sfumature.
Per la mia esperienza sono tanti suoni che la gente fa fatica a riprodurre rispetto magari ad altre, appunto, ad altre lingue. Poi magari anche la parte più grammaticale italiana è molto più complicata e complessa. Ci sono magari molti tempi verbali che in altre lingue vengono magari ripetuti in maniera differente o semplificati magari. Tipo in molte altre lingue ci sono magari la stessa parola vuole dire più significati. In italiano abbiamo un vocabolario molto più ampio per descrivere ogni singola cosa, azione, oggetto che sia. L'aspetto più difficile secondo me sono i verbi. Imparare i verbi è difficile anche per un italiano stesso, soprattutto coniugarli, quindi l'italiano in generale ha questa difficoltà, poi per il resto le parole sono molto semplici. Può essere difficile a volte anche per gli italiani? No. L'italiano? Sì. Molto, molto, anche perché soprattutto secondo me, magari meno a Milano, ma più in altre realtà territoriali, c'è ancora una partecipazione attiva del dialetto. Quindi anche quelli che magari all'estero vengono definiti slang o modi di dire differenti, qua spesso anche ancora una parte dialettale forte. Su Milano magari si sente meno perché è molto più internazionale, però in altre località che non siano per forza magari la classica Roma o Napoli, ma si vede anche in Liguria, Genova, in Veneto, da dove arriva lui. Cioè, ci sono secondo me molte difficoltà da quel punto di vista, però è la parte caratteristica dell'Italia secondo me. E tipo, non so, le doppie, per esempio, mi rendo conto che molti stranieri, io quando andavo alle superiori, che avevo comunque in classe delle persone straniere, mi rendevo conto che loro non riuscivano a capire quando alcune parole andavano, non so, le lettere doppie, queste cose qua, oppure anche per gli articoli, determinativi, indeterminativi, oppure per la grammatica in generale, secondo me. Un'altra cosa sì, che mi fanno notare, parliamo tanto veloce, mai come i francesi però. Sono francese, scusa. No. Anche gli italiani sbagliano a volte? Ma, sì esatto, forse il congiuntivo, mi suggeriscono il congiuntivo, io non lo sbaglio, però no, magari quando uno è un po' più piccolo che sta iniziando ad andare a scuola e impara l'importanza del congiuntivo. Sì, purtroppo sì, capita, è molto frequente, soprattutto con il condizionale, il congiuntivo, quindi i tempi verbali, perché sono effettivamente complicati, per cui anche gli italiani devono sempre, continuamente esercitarsi con la lingua. Assolutamente sì, sempre, sempre. Sì, però soprattutto secondo... i congiuntivi sono il verbo più difficile da usare, che bisognerebbe usare sempre, in realtà non si usa mai ed è uno degli elementi chiave dell'italiano, quindi quello sì, è difficile per gli italiani, sarà difficile anche per gli stranieri. Quindi anche gli italiani sbagliano a volte? Sì, molte volte sì. Perché è una lingua molto complicata anche, sì. Ha tante regole, a differenza delle altre magari lingue che sono un po' più semplici. E quali sono gli errori più comuni? I congiuntivi. Sì, esatto. I congiuntivi. Diciamo che gli italiani hanno dimenticato l'italiano. Cioè la famosa grammatica ormai è un hobby. Sicuramente sì. Poi direi che oggigiorno ancora di più. Capita abbastanza spesso che la gente non sa leggere una parola, non sa cosa vuol dire. O magari si usano sempre le stesse parole. Un po' questo è il problema. In Italia si inizia a leggere sempre meno. E questo è chiaramente poi un problema per la lingua parlata anche in giro, sicuramente. Sì, assolutamente. Sì, purtroppo sì. Con i verbi soprattutto, i congiuntivi. Il congiuntivo, sì, tanto. Sì. Potreste farci un esempio? Lo sapevo! Un errore tipico che potrebbe se fare io avrei. Sì, io avrei. Sì. Invece di se io avessi. Se io avrei, no, questo è tipico. Sì. Oppure utilizzare gli anche al femminile. Tipo sì. Io ho detto quando ci riferiamo ad una ragazza, magari sarebbe più corretto utilizzare le ho detto. Sì, oppure ad esempio un albero va senza l'apostrofo quando scritto, mentre l'apostrofo viene messo solo al femminile, quindi ad esempio un'ancora. E alcune persone lo mettono anche alla maschile, quindi scrivendo magari pure se ne fanno. Il classico congiuntivo è la regola che base è
dopo il se va sempre il congiuntivo. E a volte si sbaglia con il condizionale. E un altro comune, quando si scrive forse gli accenti. Anche. A con l'H, A senza H, ormai sì, esatto. È la stessa cosa, però va bene. Per chi ci guarda, no, A con l'H e A senza H sono due cose completamente diverse, però va bene. Quindi A con l'H del verbo avere. Esatto. E con l'accento e senza accento, congiunzione, verbo, sono due cose completamente diverse, però... Hanno come verbo e con l'H, hanno inteso come periodo e senza H, e alcuni scrivono... Comunque... bisogna uno straniero che vuole imparare l'italiano, cioè deve stare abbastanza tranquillo, perché proprio perché gli italiani fanno già fatica loro a parlare la propria lingua, anche loro non hanno, devono, l'importante è farsi capire. Poi noi italiani abbiamo anche il linguaggio dei gesti, e quindi basta un po' di movimento di mani e più o meno ti fai capire facilmente. A voi capita di sbagliare? Ma io non mi vergogno a dire che a volte mi è capitato, perché magari io sei sovrappensiero oppure ti senti imbarazzato in quel momento, capita che magari sbagli a o coniugare un verbo oppure pronunciare una parola. Tutti possono sbagliare. Sì, concordo. Abbondantemente, sì. Sì, per forza. Sì. Anche magari nello scrivere, molto spesso magari si fa fatica a ricordarsi come si scrive una determinata parola, però c'è Google che ci aiuta, in qualche modo ci supporta. Ma anche l'utilizzo del passato. Anche, sì. Tanto il passato forse è la forma verbale più difficile, perché magari dovresti usare un passato remoto invece di un passato prossimo, imperfetto, esatto, che imperfetto, sono più recente. E quindi magari sì, poi basti pensare che già abbiamo tre passati, cioè prossimo, imperfetto, remoto. Sicuramente sì, perché sono per metà tedesco e ogni tanto, sapendo anche l'inglese e altre lingue, ogni tanto mi confondo con le altre lingue. Poi vabbè, capita anche errori, vari lapsus, cioè ci sono sicuramente. Io ogni tanto sì, per esempio, ma magari qualche parola che mi suona strana, poi dicono è sbagliata invece è giusta, e no, però errori così. Vabbè, certo, sì, no, assolutamente, purtroppo è frequente. Poi ovviamente nella lingua quotidiana al parlato magari si percepisce meno, quando invece magari devi scrivere delle mail o cose un po' più formali, lì bisogna fare particolarmente attenzione, perché può essere complicato. È ufficiale, anche gli italiani fanno degli errori, meno male. E voi? Qual è l'errore che fate più spesso in italiano? Scrivetecelo nei commenti. Ciao!